questa prescrizione dell'alto, ha chiesto di intervenire il consigliere Pugliese. Grazie Presidente. In tutta sincerità mi sarei aspettato che intervenisse l'assessore Arramo, dato che, come dire, è un'attività a lui delegata, a lei delegata, ma se lei puntualmente, non è la prima volta che lo fa, caro sindaco, si sostituisce ai suoi assessori. Il programma del sindaco. E tu, siamo sul giusto. È un impegno che può prendere, ma pure perché non la conosco, cioè la città non conosce attualmente chi è l'assessore, chi è l'incaricato, conosce solo lei che andava manifestando una certa evoluzione di normalità che si è dimostrata in due anni, lo dico nei numeri, non lo dico io, in un'involuzione della politica, ma soprattutto in un fallimento politico amministrativo. E questo lo dico nei numeri, lo dico nei fatti. Io non so lei sinceramente che film ha visto o che musica sta ascoltando, ma la sua rappresentazione in questo programma ha poco a che vedere con la realtà in cui noi viviamo e con il territorio, che è un territorio che voglio ricordare la sesta città della Campania, che merita rispetto e dignità. Sul dubbio, a mio avviso, oltre a essere un copia e incolla di quella che è stato lo scorso documento unico di programmazione, a mio avviso è un documento povero di idee, è un documento scarso di programmazione e il giudizio non può essere che negativo. Non si ricorre ancora oggi a quelli che sono finanziamenti esterni quando si ha difficoltà per le proprie entrate, quando il servizio di riscossione è poco più sotto lo zero, non si riesce a riscuotere, non si riesce ad amministrare e quelle proprie risorse si sprecano per conferire incarichi e consulenze a persone note a lei e alla sua amministrazione. Non si ricorre a un ufficio ai finanziamenti europei, cosa che io mi sarei aspettato, non si mette in campo un ufficio tale e capace di reperire finanziamenti regionali, nonostante lei rappresenta il partito, lo stesso partito politico del governatore della regione Campania. Niente è stato fatto per sopperire all'ordinaria amministrazione. E da quello che leggo niente verrà fatto da qui a poco. Qualcosa in fermento c'era, c'era un cambio di rotta che chiedevano i suoi consiglieri di maggioranza e forse qualcosa noi ci auspicavamo affinché qualcosa cambiasse, cosa che credo fermamente e invito i miei colleghi a far leva su questo, perché continuando così si andrà nel totale lassismo e la città e i cittadini non fanno altro che segnalare quella che è l'ordinaria amministrazione, quello che uno dovrebbe gestire nel quotidiano, e invece si montano su progetti faraonici privi di un supporto economico, di un supporto amministrativo per realizzare. Caro sindaco, io auspico che lei cambi, già io l'ho detto la scorsa volta, che si avvia un cambiamento di marcia, perché da qui a due anni abbiamo visto un'involuzione dal punto di vista politico e amministrativo. Grazie consigliere Pugliese.